Allora Simone, prima di fare un po' di considerazioni, mandiamo il cronometro al minuto 46. Vai, fai tu, fai il telecronista. Era un momento che aspettavo da tanto, soprattutto perché mesi fa non ho vissuto un periodo difficile e infatti volevo approfittarne per dedicare il gol, oltre alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino, a un mio ex compagno e a suo padre che è Nico Kirwan. Tanto diciamo che mamma e papà erano dietro di noi in fase di commento, erano contentissimi dopo il gol che hai fatto, ma l'azione proprio, è stato bravo Aloy a mettersi sulla linea di passaggio, è ripartita un'azione che era un po' un batti e ribatti poi? No, diciamo sono azioni che proviamo sempre in settimana. E è stata simile a quella che c'è stata in Coppa l'altro giorno con Masala, che anche lì mi ha scaricato la palla, solo che l'avevo sbagliato e oggi meno male è andata dentro. Raccontaci che cosa è passato nella tua testa in quella corsa da il gol fatto fino ai tifosi. Come ho detto prima, è stata un'enorme gioia, soprattutto per me e per la squadra, perché ci meritavamo questa vittoria che, togliendo la coppa, non arrivava da un po' di tempo. Ecco, come hai vissuto questi mesi, Simone Franchini? Perché al di là dell'infortunio poi eri disponibile, però non venivi impiegato. Sì, ovviamente stare fuori non è bello, però io sono a disposizione della squadra e quando il mister lo ritiene opportuno, io ci sono. Sei entrato e hai fatto un intervento che per quello che a mio giudizio era il metodo arbitrale, cioè far correre praticamente tutto, era quasi regolare, però è arrivato anche il giallo, lì ci hai messo tanta cattiveria. Sì, sono entrato che stavamo vincendo, volevamo a tutti i costi questa vittoria. Ho fatto un'entrata, secondo me, sul pallone, però l'arbitro ha reputato giallo, quindi Soprattutto dopo. per quella che era stata la linea del direttore d'arbitro. Esatto, sì, indipendentemente da quello, però. Raccontaci anche una cosa, prima di una domanda da studio di Fabio e Massimo, ma alla fine dopo il gol, che chi ha ammonito l'arbitro? Hai visto qualcosa in panchina? No, no, Non non sei riuscito stavo a vedere. capendo più niente. Perché ho visto che c'eri anche tu lì vicino da quelle parti a prenderti l'applauso dei giocatori. Ti chiedo, anzi, facciamo fare una domanda a Massimo e a Fabio in studio, la giriamo noi a Simone Franchini. Sì, Fabio. No, chiaramente complimenti per il gol decisivo, no? Volevo chiedere al ragazzo come si sente dal punto di vista fisico, la condizione atletica dopo comunque l'infortunio e avendo giocato poco, a che punto è secondo lui di percentuale? Allora, intanto i complimenti che arrivano da studio per Simone Franchini, ti chiedono a che punto sei a livello di percentuale dal punto di vista fisico dopo l'infortunio, visto che hai giocato poco. Sicuramente i ritmi partita sono diversi dall'allenamento. Adesso una percentuale non so darla, però ovviamente qualcosa manca, ecco. Chiudiamo così, Simone. Importante questa partita, questa vittoria, se viene data continuità martedì a Pontedera? Ovviamente per quello che possiamo fare noi e gli obiettivi che abbiamo noi, questo deve essere un nuovo punto di partenza. E come abbiamo fatto vedere, ogni partita ce la possiamo giocare con tutti. E il nostro obiettivo è vincere più partite A possibili. proposito, Diciamo Enrico. che la partita di oggi ha chiuso. Sì, dimmi Massimo. No, proprio al volo, non è un attaccante Simone Franchini, Sì. ci mancherebbe, però credo che non segni da un po', da un bel po'. Glielo puoi chiedere, è una curiosità. Non segnavi da tanto, ci dicono in studio. Ti ricordi quando l'ultimo gol? L'ultimo gol è stato 2 anni fa, non la scorsa stagione, quella prima. Anche se avevo segnato l'anno scorso, però non me l'ha dato che era dentro di mezzo metro. Però Non c'è il VAR, come si chiama, goal line tecnico. purtroppo non c'è il VAR. Allora, ti chiedo l'ultima cosa prima di salutarti e di aspettare il tecnico Zeman. Ti chiedo, Simone, chiaramente abbiamo detto che sarà fondamentale la partita di martedì per dire che è iniziato un nuovo percorso. Qualora dovesse essersi chiuso oggi il periodo negativo, mi dici secondo te in questo mese e mezzo cosa non è andato? La cosa che ci è mancata alla fine sono stati i punti, perché le prestazioni secondo me le abbiamo sempre fatte, come prima e come dopo le abbiamo sempre fatte, però ci sono mancati dei punti, ecco. Ora saper cosa ci è mancato non lo so, i punti sono mancati, però a livello di prestazioni secondo me non siamo mai mancati, Quasi mai, dai. quasi mai. Vai. Accesa, grazie.